Siamo qui all'ingresso del futuro nuovo ospedale di Pordenone in compagnia del direttore generale dell'azienda sanitaria Giuseppe Tonutti per farvi vedere in anteprima come sarà il nuovo nosocomio della città di Pordenone. Siamo qui nell'ingresso, siamo davanti ad alcuni pannelli che descrivono in qualche modo come sarà il futuro ospedale di Pordenone. Direttore, allora vogliamo un po' introdurre il tema, ci racconti un po', ecco, anche da queste immagini, quale sarà la prospettiva del futuro ospedale di Pordenone? Ecco, magari avviciniamoci a questi pannelli. Partiamo da questo. Questa immagine fa vedere quello che sarà l'ospedale alla fine di questo cantiere. Sì. Quello che chiamiamo nuovo ospedale, qua davanti c'è il parcheggio già attivo e qua è la cittadella della salute. E qua i vecchi padiglioni. Sì. Cosa entrerà in questo nuovo ospedale? Questo nuovo ospedale, che già vedete come dimensione rispetto a tutti i padiglioni, non è poi così piccolo come si dice, però in realtà non tutto quello che c'è qua riesce ad entrare all'interno. Rimangono fuori la riabilitazione, rimane fuori la psichiatria e rimane fuori tutto il dipartimento di diagnostica di laboratorio, quindi tutti i laboratori analisi dell'ospedale, quindi anatomia patologica, microbiologia, laboratorio. E in più tutta la parte degli uffici, che comunque sono importanti all'interno del nuovo ospedale, la direzione medica, tutti gli uffici della direzione amministrativa ospedaliera, gli uffici tecnici e quant'altro. Tutto ciò verrà convogliato all'interno di questo padiglione, che è il padiglione A, in una fase transitoria. E in una fase transitoria, quindi noi ci troveremo con questo popolato, il padiglione nuovo con tutto, e questo con tutto ciò che non è riuscito a entrare nel padiglione nuovo. Questo permetterà di procedere all'abbattimento del padiglione B, del padiglione D, del padiglione C, di tutta la parte di questo ingresso che io chiamo un po' ad aeroporto, sempre quell'impressione, per procedere poi alla realizzazione di questo nuovo padiglione che vediamo qua sotto, che ancora è da progettare in termini, qua è solo a livello di master plan, che conterrà tutto ciò che non è entrato all'interno del nuovo ospedale. Una volta ultimato questo padiglione, l'unico che sopravvivrà dei vecchi è l'H, che è questo, che lo ritroviamo a questo livello, dove entreranno tutti gli uffici. Mentre qua entrerà appunto tutto il resto, quindi i laboratori, la parte della riabilitazione, la parte della psichiatria, le degenze post-acutiche qua non erano state previste, e diciamo che forse, se non riusciremo a entrare con gli ambulatori tutto quanto, faremo anche qua un po' di ambulatori, magari più dedicati alla cronicità e alla parte un po' diciamo non proprio acutissima. Quindi rispetto al vecchio ospedale resterebbe in piedi soltanto il padiglione H per poi creare il parco. Questo è quello che era stato presentato, diciamo, già qualche mese fa, quando sono venuti in visita il sindaco, il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi. Indubitabilmente l'area è molto antropizzata intorno all'ospedale, però abbattendo l'area del vecchio ospedale creiamo un polmone verde significativo. Molto, molto importante, che sarà anche aperto alla cittadinanza. Ecco. Cambieranno gli ingressi, il personale entrerà da questo lato. Quindi il personale entrerà da via del Traverso sostanzialmente. Sì, perché per esempio qua sotto verrà realizzato un grande parcheggio che verrà dedicato al personale, e quindi questo parcheggio verrà dato tutto all'utenza, compreso il piano inferiore che adesso invece è utilizzato dal personale. Ecco, quindi per l'utenza che deve andare o alla cittadella della salute o accedere al nuovo ospedale. Ecco, possiamo dare qualche dato sulle dimensioni di questa nuova struttura? Quanti posti letto avrà innanzitutto? Ma adesso io non sono amante dei numeri di posti letto. Ma posti indicativamente, letto saranno un po' di più di quelli attuali. A completamento di tutto avremo un po' più letti di quelli attuali. Ecco, ho capito. Questo perché attualmente oggettivamente ci sono delle sofferenze in alcune aree, in particolare nell'area medica, ci sono troppo pochi letti. Noi avremo più piani, cioè più proprio le degenze impostate con questi corpi di
sono, tengono questi per ogni piano 40 no? posti letto, quindi avremo tutte degenze da 40, quindi voi calcolate che insomma siamo vicini ai 500 posti letto alla fine. Qui siamo all'ingresso di quello che sarà il nuovo ingresso dell'ospedale, quindi guarderemo verso l'ingresso guarda verso Piancavallo, diciamo guarda verso la Cittadella della Salute, quindi diamo anche, diciamo, logisticamente diamo l'idea proprio che l'area è dedicata alla salute, alle cure ospedaliere, ma anche al territorio, a tutte le attività distrettuali territoriali. Questa è stata una scelta positiva, direi, cioè abbiamo creato all'interno della città un'area, diciamo, urbanistica che ha come finalità questo tipo di attività. Allora, io su questo io rimango un po' neutro, nel senso che io arrivo qua un anno fa e questa è la situazione che troviamo e portiamo. Qua sappiamo bene che c'era l'idea di uscire in comina, tutte le polemiche che sono succedute, però oggi ormai siamo qua e dobbiamo fare al meglio possibile la situazione attuale. L'area non è così piccola, è chiaro che comina aveva spazi diversi, però riuscendola a gestire in modo adeguato, secondo me possiamo dare comunque all'ospedale di Pordenone il ruolo importante che insomma gli spetta, che deve avere come nosocomio di riferimento provinciale. È molto importante procedere con l'ultima parte, una volta ultimato questo, e qua già i finanziamenti sono stati messi dalla regione. Diciamo quali potranno essere allora i tempi previsti indicativamente per iniziare il trasferimento dal vecchio ospedale al nuovo ospedale. Lei ha anche un sogno nel cassetto, insomma, fra di poter un anno, fra un anno. Quindi è un inizio, diciamo, di trasferimento, quindi inizierà il trasferimento alcuni reparti si trasferiranno inizialmente. Allora, diciamo un anno iniziamo a trasferirci ci trasferiremo man mano in base anche a come riusciremo effettivamente ad attrezzare l'ospedale. Ci sono delle situazioni che possono creare degli imprevisti, perché non neghiamo che oggi fai un ordine, i tempi di consegna poi per esempio di tutto l'attrezzaggio che da fare, certo. Sono a volte sorprendentemente lunghi, quindi noi ci stiamo cercando di lavorare per riuscire fra un anno ad avere la struttura pronta per entrare. Non significa che da un giorno all'altro noi entriamo, qua è un trasferimento che durerà mesi, certo. Un po' alla volta, e io confido. Ricordiamo però, direttore, ricordiamo che questo ospedale, oltre che essere nuovo nella struttura architettonica, sarà anche un ospedale dotato di tecnologie di ultima generazione, sì, no? Sì. Quindi anche questo è un altro elemento importante, fondamentale, esatto, no? Sicuramente. Diciamo che gli impianti, magari dopo potremo anche dare un'occhiata, che sono collocati l'anima che muove questo ospedale, è incredibile è impressionante da vedere, e questo fa anche sostanzialmente capire perché ormai con gli ospedali non si può più andare a ristrutturare strutture vecchie, nei nuovi, è un problema impiantistico che è importante, insomma. Ho capito. Va bene, allora a questo punto possiamo iniziare la nostra visita, il nostro viaggio all'interno del nuovo edificio ospedaliero, e quindi qui stiamo entrando sostanzialmente nel futuro ingresso dell'ospedale, insomma. Ecco. Un ingresso completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere oggi, e devo dire che l'impressione è veramente bella, insomma, no? Cioè, allora, dà l'idea di spazi grandi, accoglienti. Diciamo che l'ingresso avviene attraverso la bussola che è qua alla nostra destra, noi siamo entrati, quindi i cittadini entrano e si trovano alla destra tutti gli ambulatori, che ovviamente cambia tutta l'organizzazione rispetto a quella che è l'attuale. Noi non avremo più gli ambulatori vicino ai reparti, ma avremo
due piani di laboratori, sono 49 ambulatori per piano fatti a blocchetti da 7, 7 per 7, 49, sopra altrettanti, 49. Tutti questi, quindi paziente ambulatorio, il paziente ambulatoriale tendenzialmente si dirigerà alla destra o al piano terra, oppure salirà o con le scale, o là ci sono gli ascensori, al piano, al primo. Con un effetto molto positivo, perché oggi gli ambulatori specialistici sono all'interno dei reparti, per cui abbiamo confusione nei flussi, mentre adesso libereremo i reparti da questi flussi. Da questa cosa, questo creerà probabilmente anche una tranquillità di lavoro diversa all'interno dei reparti che si dovranno dedicare più ai degenti, mentre appunto chi deve andare degenze, soprattutto i visitatori oppure i... Magari possiamo chiamare anche i nostri tecnici, che così ci danno qualche. Siamo in compagnia dell'ingegnere Luca Bonadonna. Luca Bonadonna, ecco, lei è il responsabile. Il responsabile. Il non è un compito molto facile, mi sembra. Diciamo, quando sei supportato da persone che remano nella stessa parte, sì, dai. Com'è stata l'esperienza, la sua esperienza qui a Pordenone? È stata un'esperienza positiva? E continua a esserlo, una bella soddisfazione. Soprattutto non capita nella vita di tutti i giorni quella di poter seguire un'opera dalle fondamenta alla sua realizzazione, quindi è una bella soddisfazione. Anche, e dobbiamo dire che insomma, anche se c'è stato qualche inevitabile ritardo anche dovuto alla pandemia, ma i tempi sono stati rispettati sostanzialmente. Se guardiamo una statistica anche nazionale... Una buona dimostrazione di buona amministrazione, di come si fanno bene le cose alle volte. Secondo me mi sono affacciato in una regione dove si è potuto anche... percepire questa efficienza, perché abbiamo attraversato pandemia e guerre, aumento dei materiali, eccetera, e nonostante tutto in 5 anni realizzare un'opera di questo genere è difficile da trovare sul territorio nazionale. Comunque, bene che a noi di Pordenone fa piacere questo, ecco, fa piacere sentirsi dire queste cose. Allora, ecco, vediamo un pochino, quindi qui adesso, qui dove stiamo andando, direttore? Ci stiamo dirigendo verso i reparti, lungo questa... Sì, questa va corridoio dei reparti che sarà laggiù, i reparti sono qui, è chiaro che qui adesso la vedete vuota, ma poi sarà tutto un centro di accoglienza, no? Sì. Ci sarà l'ufficio informazione, informazioni, tutta, diciamo, questo atrio poi sarà arredato in modo tale da permettere. Qui noi, andando avanti sulla... Ecco, questi spazi, questi cosa sono saranno? Spazi, appunto, qua c'era il CUP, no? Il centro di prenotazione. Il centro di prenotazione, cittadini che, insomma, oggi hanno le casse là nel... all'ingresso adesso, le casse, insomma, i CUP, troveranno comunque qua vicino all'ingresso, dall'altra parte invece ci sarà l'accoglienza, ma dall'altra parte andremo dopo, per gli ambulatoriali. Quindi andando avanti, poi sulla sinistra mi pare che qua verrà il bar, no? Verrà anche qualche negozio, avevo sentito dire a suo tempo anche qualche piccolo, qualcosa, ma sicuramente il bar ci sarà qua, mi pare, sulla sinistra, se non ricordo male, adesso penso sia chiuso. Qua anche spazi grandi, comunque molto, e avrà anche poi abbiamo ampi. Messo qua anche c'è anche uno spazio poi di sviluppo anche esterno per anche un deor, sì. Ma l'ospedale sarà ricordava prima il direttore che per esempio l'area del vecchio ospedale, quando sarà abbattuta, lì si realizzerà un parco aperto ai cittadini, quindi un ospedale non chiuso, diciamo, come siamo abituati adesso, in cui sei controllato nel momento in cui entri, ma un ospedale aperto alla città, allora, in qualche modo, diciamo che dialoga con che non l'area ci sarà che la, più il classico, circonda, il classico recinto dell'ospedale non ci sarà più. È chiaro che poi gli accessi saranno controllati per la filosofia con cui è nato la progettazione di questo ospedale era proprio questa, di abbattere questa separazione tra l'utente e l'attività ospedaliera. Quindi la recinzione, già che è venuta meno,
già nell'opera principale è emblematico. Poi il direttore l'ha esportata anche nella nuova filosofia di implementazione dell'area ospedaliera nel comprensorio esistente, quindi ci sarà la piazza, ci saranno queste aree. Già si è visto con l'abbattimento del vecchio muro della caserma, dell'ex caserma Martelli, come lo spazio anche tra l'ospedale e via Montereale è veramente proprio quello. Dà un effetto molto bello, sì, vero? Sì, è proprio quello. È stata quella la prima cosa. La filosofia, diciamo, sì, che ha in qualche modo innervato questo progetto. Assolutamente, sì. Va bene, andiamo avanti allora. Poi qua verranno realizzate due sale convegni. Ah, ecco, importante anche il tema. Sì, due sale convegni, sì. Adesso credo che siano chiuse perché sì, ancora, sì. Però diciamo anche grandi, con due da circa 100 posti l'una, no? Più o meno. Ah, da 100 posti l'una. Qui, insomma. Tra l'altro con la possibilità di unificarla in un'unica da 200 posti, quindi. Perché è importante, io ricordo. Ma è importante avere un luogo un'attività di confronto anche congressistica no? Perché comunque. Sì. Sì, l'ospedale non è soltanto assistenza, è anche formazione, è anche confronto. Certo. E quindi è necessario avere gli spazi affinché questo sia reso possibile. Certo. Questo corridoio è il cosiddetto visitatori. Qua è per andare ai reparti e i visitatori hanno questo corridoio, poi troveranno, manca ovviamente tutta la segnaletica attualmente, ma avranno sulla destra gli accessi. Fanno impressione le dimensioni. Non mi sarei aspettato, ecco, delle dimensioni così impressionanti quando, proprio. L'accesso o da qua, da queste scale. Adesso noi andremo su a vedere un'area di degenza per dare un po' un'idea di come l'area logistica dell'ospedale è qui dietro, mi pare, no? È su Via il Rotto, sì, dove parte, no? E con l'ingresso tutto, di tutti gli automezzi, sotto. No? Sì. Che è importante da la vediamo, la vediamo probabilmente da qua, forse. Abbiamo sofferto sempre di spazi angusti per la logistica, ecco, che qua ha creato vediamo sempre. Qua la vediamo a questo piano, ecco, vedete qua per esempio questa è una strada d'accesso, ecco. Questo ovviamente non è per l'utenza, qua stiamo parlando dell'arrivo sia dei pazienti del pronto soccorso in ambulanza, tutto l'accesso dei mezzi di soccorso e poi anche tutti gli approvvigionamenti e quant'altro hanno accesso comunque da questo lato dell'ospedale. Questo è costruito in parte attualmente, poi dovrà essere aumentare perché viene ancora un pezzo di blocchetto di polo tecnologico che verrà fatto però una volta che c'è più avanti, perché bisogna trasferire prima, perché comunque l'attuale polo sta reggendo il vecchio ospedale. Certo. Va bene, allora abbiamo visto anche questo punto molto interessante dell'ospedale, molto importante. Allora continuiamo la nostra visita, direttore. C'ho anche un'altra cosa, sì. Dico una cosa perché ho visto sul giornale tutti che vanno ad additare, siamo senza caschetto perché in questo momento non ci sono lavorazioni. Va bene, così abbiamo tranquillizzato anche altrimenti, gli ispettori. Perché stiamo visitando soltanto parti dove non si stanno svolgendo i lavori. Il lavoro è finito, voi qua vedete coperture messe, ma sotto è finito. Sì, okay? Queste sono coperture di protezione per evitare di danneggiare, ma vedete che i pavimenti sono già pronti, li vedete in queste situazioni qua. Perfetto. Quindi possiamo salire da queste scale, sì. Sulla destra. Quindi buongiorno. Quindi qui noi saliamo verso i reparti. I reparti, come vedete qua è finito praticamente. Anche qui vedo. Così finiscono. Anche qui
vedo con piacere scale molto ampie, gli spazi sono ampi perché è importante che si dia anche così, che si abbia questa idea della, di spazi, qui di spazi siamo ampi e luminosi. Allora, quindi qui siamo in un reparto di degenza? Sì, qua siamo. Eccoci. Entriamo in un reparto di degenza un po' particolare in questo caso perché siamo in una nefrologia dialisi, semi-intensiva. No? La dialisi qua? La qua abbiamo la terapia semi-intensiva coronarica. Ah, la terapia semi-intensiva coronarica. Come si può vedere è un po' differente da una degenza questa normale. Queste sono ovviamente... Bellissimo. Quindi tutte... quanti, ci sono cose, immagine, due posti letto? Un posto letto. Riprendendo, posto letto. Voi potete, immaginate qui la postazione che verrà attrezzata, sì, il personale che avrà il suo, gli spazi suoi, ma tutto vetrato per permettere poi un controllo di pazienti. Quindi qui ci sarà una sorta di... centrale di controllo, diciamo, di tutti il lavoro degli infermieri che va qua, più tutta la stanza di lavorazione che sta sopra. E qui poi i pazienti invece li troviamo qua di fronte in modo tale che siano visibili. Possiamo dire di cosa vuol dire degenza semi-intensiva? Semi-intensiva sono pazienti che sono sostanzialmente, che hanno bisogno di un livello di assistenza maggiore, non sono ancora intensivi, quindi si respirano autonomamente per intendersi, ma comunque hanno sopra dei monitoraggi e quant'altro e sono pazienti che, per i quali insomma anche una visione un attimo più diretta dà una sicurezza maggiore rispetto a una degenza. È una branca, è sempre una branca della terapia intensiva? No, sono due reparti diversi. Specialistici, internistici, qua tipici sono l'unità coronarica per pazienti infartuati, tipo gli stroke per le neurologie, insomma questi sono… Ho capito. No? Oppure le semi-intensive chirurgiche, che dopo il paziente che esce dalla sala operatoria, che insomma prima di andare in reparto magari alcuni di loro hanno necessità di passare una giornata o due. Noi qui abbiamo un altro nostro accompagnatore, lei… Geometra Lombardi, direttore di cantiere. Lei è il direttore di cantiere. Sì. E allora ci racconti qual è stata la sua esperienza allora? Ma un'esperienza ottima, innanzitutto, come è stato detto anche prima, 5 anni intensi di lavoro, nonostante tutte le problematiche che sono emerse, il Covid, la gestione del Covid, il problema dell'aumento delle materie, la scarsità delle materie che ha anche indotto, abbiamo trovato in ASFO una sponda di collaborazione che ha consentito di arrivare a quello che state vedendo adesso e di riuscire a realizzare questo intervento in questi 5 anni e mezzo, molto intensivo, di lavoro, però ormai traguardiamo la fine di tutto questo impegno, insomma. Direi proprio, come ricordavo prima anche all'ingegnere, che questo è un esempio di buona, direi di ottima amministrazione, perché c'è stata un'alleanza tra l'azienda e la struttura sanitaria proprio per arrivare a questo obiettivo nei tempi previsti. Un'ottima gestione amministrativa e un'ottima sinergia fra l'amministrazione e l'impresa, quindi c'è stata una collaborazione proficua che ha portato a questo risultato. Direttore, lei come l'ha vista questa esperienza? Beh, insomma, la fortuna è stata di aver trovato un'impresa solida che ha lavorato bene e che ha collaborato bene. Anche perché ci sono stati dei passaggi, proprio il fatto del Covid da una parte, ma anche l'aumento dei costi delle materie prime, cioè voglio dire, in Italia condurre, cantieri, vero? In Italia i cantieri che si sono fermati per questo motivo sono tantissimi, la maggior parte qua, un po' grazie all'impresa, un po' grazie probabilmente anche a come ci siamo posti noi in questo confronto e al fatto che la Regione tempestivamente intervenuta perché aspettavamo i fondi nazionali, stiamo aspettando ancora, quindi sì, questo cantiere è andato avanti grazie al fatto che ci sono stati tutti coloro che potevano fare qualcosa che ci hanno messo il loro, l'impresa ha anticipato molto, perché se non avevamo un'impresa con le spalle larghe non andavamo avanti, noi come azienda prima li paghiamo quando possiamo, riusciamo a pagare gli stati di avanzamento appena possibile e stiamo anche penso abbastanza veloci
e la regione che ha messo oggettivamente i soldi in più perché c'è stato un aumento prezzi che è stato formidabile. Io direi che questo è un motivo di grande soddisfazione, e credo che anche per la nostra collettività, per la nostra comunità, sapere che si è portato a termine un'opera così importante per la sicurezza sanitaria dei cittadini, rispettando sostanzialmente i tempi, ma attraversando questi momenti così difficili quali sono stati quelli che abbiamo vissuto negli anni passati, credo che sia un merito che vada sicuramente sottolineato. Bene, andiamo in un reparto normale. Saliamo quindi al secondo piano. Quindi stiamo adesso salendo al secondo piano per vedere un po' come saranno i futuri reparti di degenza del nuovo ospedale. Eccoci qui, stiamo entrando, questo è l'ingresso di un reparto. Allora questa... Ecco, e questo è... Qua vediamo un futuro reparto di degenza. Una stanza di degenza. Ecco, entriamo in questa. Ecco. Allora, vedete, sono stanze da due posti letto. Devo dire che rispetto a quello che si trova normalmente sembra poco, ma questo piccolo spazietto in più rende possibile i movimenti e dare un po' di spazio. Spazio e luce anche, direi, luce, no? Luce ce n'è abbastanza. Queste colonne, sì, queste, scusate, travi che vedete sì. Qui, se uno le apre, la quantità di cavi, di fili, è impressionante da vedere, quindi è chiaro che anche qua stiamo parlando di tutta una serie di tecnologie che sono inserite all'interno, che oggi ad esempio non sono minimamente presenti nell'attuale ospedale, no? Ospedale, quindi sì, a parte sono presenti, ma tutte un po' venute un po' una dopo l'altra, quindi no, in linea tutto il cablaggio, tutti gli allarmi, tutto quello che serve. Questo è i bagni, i servizi sono montati, già, cioè sono tutti, sono anche vorrei dire anche arredati bene, nel senso sono con arredati, delle piastrelle insomma un po' colorate, per cui danno l'idea. Anche no, ma perché la qualità dell'albergaggio, la qualità del trattamento alberghiero del paziente è un altro aspetto di non secondaria importanza. Ecco, queste sono stanze, sono aree di degenza da 40 posti, sono 20 da questo corridoio e 20 nel corridoio in parte, ma che costituiscono un'area di degenza unica. Diciamo che i reparti non si divideranno più per specialità, no? Ma per funzioni sostanzialmente. Beh, no? Area medica, area chirurgica, nell'area medica troviamo, va bene, tutte le varie specialità, però diciamo comunque ci sarà una connotazione, perché è chiaro che non è che i pazienti vengono messi, no? Saranno più dedicate all'ortopedia, alla chirurgia, ma poi assieme, magari i reparti più piccoli non sono più divisi, ma sono messi assieme anche per un'economia di scala che è importante tenere. Postazioni infermieristiche, poi insomma questa è la tipica area di degenza che è collegata dall'altra parte a livello... È un anello. Un corpo quintuplo che è a corridoio, camere di degenza, corridoio, camere di degenza, corridoio, un classico corpo quintuplo. Ah, dei cavelli che non sono, cioè danno luce abbastanza, ecco, non è, voi adesso pensate che abbiamo le tendine giù, comunque sì, ancora certo, le impalcature certo, su, certo, la giornata certo. Di oggi è piovosa, certo, e tutto certo. Sommato dovrebbero essere anche abbastanza... luminosi, ecco. Ricordo che il progettista proprio aveva parlato della luce come di un elemento fondamentale di questo progetto. Ricordo male, ingegnere? Ricorda bene, soprattutto la morfologia delle facciate, quelle in base all'esposizione, è stata studiata proprio per rendere e coniugare privacy del paziente con accesso luminoso. E quindi penso che i progettisti abbiano fatto un buon lavoro commisurato agli spazi a disposizione, certo. E la cubatura a disposizione, però penso che abbiano coniugato queste esigenze nel migliore dei modi. E poi soprattutto nelle camere di degenza, adesso noi qua abbiamo
già si vede la tecnologia, perché vengono, il microclima viene garantito attraverso una commissione di impiantistica non usuale, almeno sta prendendo piede, però già qua c'è un po' di innovazione, che sono, parliamo di travi fredde, parliamo di pannelli radianti, e quindi abbiamo un sistema di ricambi d'aria tradizionale con aria primaria, ma il controllo della temperatura avviene con dei pannelli radianti. Abbiamo dei soffitti al cui interno passano le serpentine dove scorrono i fluidi caldi, freddi, tiepidi, in ragione delle valvole di termoregolazione che fanno sì che si ottenga la temperatura desiderata. È regolata in base alla temperatura esterna in tempo reale. Certo, bellissimo, molto bene. Allora possiamo, allora abbiamo visto l'ingresso, un reparto di degenza, abbiamo visto il pronto soccorso da dove entrerà, abbiamo capito che tutti gli ambulatori specialistici si troveranno, praticamente saranno accessibili dall'ingresso dell'ospedale, quindi non ci sarà più quella commistione di utenza che oggi siamo abituati a vedere negli attuali reparti, dove si mescolano le camere di degenza con gli ambulatori specialistici. E direi che a questo punto andiamo a vedere un po' i reparti dove si concentrerà la tecnologia ospedaliera, la futura nuova tecnologia ospedaliera, che come sappiamo è un fattore decisivo, importantissimo, per dare qualità alle attività ospedaliere. Allora, se parliamo di sale operatorie, parliamo di terapie intensive, quelle in questo momento sono al grezzo e iniziano i montaggi. Quante saranno le sale operatorie? 12 sale operatorie. Queste sale sono al momento al grezzo come le terapie intensive. E inizieranno il prossimo mese i montaggi, per qua stiamo parlando di strutture che vengono montate, vengono, non, sì. Stiamo parlando degli interni ovviamente, pareti già prefabbricate e quant'altro, sono, perché hanno tutta una serie di tecnologie all'interno importanti. La scelta ovviamente è quella di arrivare a più in là possibile a montare queste tecnologie, proprio per avere le ultime, quelle di ultima generazione, no? Perché se avessimo fatto il montaggio del sale operatorio 4 anni fa, all'inizio ho già fatto come le degenze, ovviamente ci saremmo trovati un ospedale nuovo, ma con tecnologia. Qualche tecnologia che avrebbe qualche anno, invece diciamo, tra giugno e novembre è previsto il montaggio di tutta questa parte qua. Quindi magari stiamo parlando delle strutture radiologiche. A fine anno fare un altro giro e vedremo ancora uno stato d'avanzamento. Comunque sarà rinnovato tutto, quindi i laboratori. No, i laboratori abbiamo detto che restano nel padiglione H. Rimangono ancora fuori. Però le radiologie. Sì, le radiologie. Quante TAC avremo? Due TAC? Due TAC, due risonanze. Due risonanze e poi vabbè, quindi. Questa è la situazione, questa parte è realizzata adesso, diciamo inizia adesso la realizzazione, proprio perché la parte più tecnologica viene fatta all'ultimo, ecco. Ho capito. Adesso l'unica cosa è che qua lavorano. Ecco, guardi. Andiamo a guardarla qua. Che spazi incredibili. Eccezionale. Questa è una porta interna. Guarda roba. Che roba. Qui praticamente stanno arrivando tutti i liquidi prodotti nel polo tecnologico che avete visto all'esterno, entrano nella struttura ospedaliera e poi ci sono due sottocentrali che smistano e vanno a alimentare con i liquidi caldi e freddi tutti i reparti che abbiamo visto su.
quindi questa è una zona che il pubblico non vedrà, non mai vedrà, ma è il cuore pulsante che fa funzionare tutto quello che abbiamo visto nei reparti su, quindi sia il caldo che il freddo. Solo guardando questa, impressionante, solo guardando questa parte ci rendiamo conto che nel vecchio queste cose non si fanno, nelle vecchie strutture queste cose non si fanno. Eh sì, non ci sono dubbi. Quindi quando si va a tentare di recuperare strutture vecchie in realtà si fa un errore, questa è la verità, perché non si danno le strutture, impiantisticamente non riesci a venirne a capo. Diciamo. C'era solo... Ma non è una considerazione che rivolgo a lei, guardate qui. Questa è una delle due centrali, quindi questa praticamente è una centrale che copre metà della parte ospedaliera e quindi il liquido caldo-freddo prodotto dal polo tecnologico in questa prima zona inizia a suddividersi per entrare nei singoli reparti. Se andiamo in quella zona lì, ripetiamo il percorso che abbiamo visto su, questo è il percorso tecnologico, questa è l'autostrada tecnologica che percorrono tutti i fluidi e tutti i gas medicali per poter accedere a tutti quanti i reparti. Straordinario. Sì. Un'infilata di tubi di 200 metri. 200 metri, tutto via Monte Reale, si replica qui nel sottosuolo. Per rendere questa infilata di tubi, Cuba ha 7 milioni di euro. Cioè, per dire, no? E stiamo parlando di tubi. Stiamo parlando di tubi. Straordinario. Veramente affascinante. Anche, no, quando si parla di fare le cose nuove o fare le cose nel vecchio. No, c'era soltanto, ma è un tema che non la riguarda direttamente, ovviamente, che era quella di conservare una traccia dell'opera che fu realizzata a suo tempo dall'architetto Donadon. Bisognerà trovare un modo per non cancellare, ecco, quindi qualcosa, il passato, questo, trovare questo sì, qualcosa ma anche magari stavo pensando memoria, anche a un plastico che ricorda quello che è il vecchio ospedale. Per salvarne la memoria credo che sia importante, perché insomma il vecchio ospedale è stato per Pordenone, è stato realizzato negli anni del grande boom della città, del grande sviluppo della città, quindi ne ha incarnato in qualche modo lo spirito di quegli anni, insomma, un grande ospedale. Allora, io, la memoria mi porta ai miei primi anni di esperienza lavorativa e ricordo che, insomma, era un ospedale tra i più avanzati in Italia. Mm-hmm. Quindi voglio dire, no, ecco, salvare però la memoria di quell'opera credo che sia comunque un servizio che diamo alla città, insomma, di ricordare che cosa è stata questa struttura che oggi, diciamo, riprende vita in una struttura nuova, in un edificio, in un manufatto nuovo e moderno. Ecco, quindi dobbiamo salire, vero? Ecco, questo vediamo il cavello, questi corpi verranno... diciamo rese verdi con degli alberi, degli quindi alberi, poi dalla parte si vedrà diciamo verde interno, giardini interni, ecco, tutte queste parti che oggi vedete così in realtà poi necessitano di un di... bellissimo ecco, quindi devo dire che come Media 24 siamo molto felici di essere venuti qui oggi a renderci conto direttamente di come stanno andando avanti i lavori e di come sarà il futuro ospedale di Pordenone, e non posso che dire che l'impressione è un'impressione estremamente positiva, perché è certo che la comunità di Pordenone e della sua provincia troverà un riferimento per la propria sicurezza sanitaria di moderna, avanzata, accogliente, e questo è un fatto molto positivo, soprattutto in un periodo in cui
la sanità non gode, no? di buona fama e sta vivendo una crisi, la sanità pubblica intendo, sta vivendo una crisi profonda, no? Questo in qualche modo è un segnale di controtendenza, non è d'accordo? Ma io credo che questa poi sarà anche un'opportunità per chi lavorerà all'interno di queste strutture. È chiaro che lavorare in una struttura come questa è ben diverso che lavorare nelle strutture attuali, cioè dà una sensazione, insomma, mette gli operatori anche in uno stato d'animo diverso, insomma, ma non ci sono dubbi. Da stare nel bello, perché poi alla fine cercheremo di renderlo più anche bello, oltre che funzionante. Un ospedale può anche essere bello. Può essere bello, perché no? I progetti di arredo e anche le idee che ci siamo un po' fatti venire per dare sempre più verde all'interno di questo sistema, che qua in questo momento ancora non si vede, non si può vedere, in realtà... In realtà c'è. Ci sarà. Va bene, torniamo allora al punto da dove abbiamo iniziato il nostro percorso. Eccoci qui nuovamente nell'ingresso del nuovo ospedale. Penso, cari amici di Media 24, di avervi dato un'idea di quella che sarà la realtà del futuro ospedale di Pordenone. Qui potete vedere. Vedete, una volta che questi spazi che abbiamo visto vuoti cominciano a essere arredati, il verde che vediamo, pareti che vengono rese verdi, questi sono dei render che poi noi realizzeremo. Non è che sono lì soltanto per, no, l'immagine che c'è dietro. Certo. Quindi anche il tema dell'accoglienza, della qualità dell'accoglienza, certo, la qualità dell'albergaggio, del trattamento personale del paziente, sono elementi fondamentali, importanti, perché un paziente quando viene operato è addormentato, ma poi quando si sveglia si ricorda se ha mangiato bene, se è stato trattato bene, certo, se la camera era pulita, è vero o non è vero? È vero. Ecco. Va bene, allora abbiamo terminato qui il nostro viaggio all'interno del nuovo ospedale. Vuole dire, direttore, una parola conclusiva all'esperienza che abbiamo fatto questa mattina insieme? Ma l'esperienza, insomma, credo che sia stata utile, perché così anche i cittadini possono vedere, non soltanto leggere dal giornale e vedere qualche immagine, dal giornale, bensì dell'ospedale si parla spesso male e non si ricorda cominciamo a parlarne che invece c'è una realtà importante che sta venendo avanti e dovremmo ricordarlo un po' più spesso questo. Problemi ci sono, perché è indubbio che i problemi li abbiamo e non possiamo nasconderci dietro a questo, però questo secondo me è un caposaldo di quello che sarà il futuro della salute di questa provincia. Cerchiamo di volergli bene, insomma, a questo ospedale, perché alla fine serve a tutti. E non, a prescindere un po' da come la pensa ognuno, ma questa è una realtà che va difesa e salvaguardata. Noi stiamo cercando di fare di tutto per rilanciarla, anche da un punto di vista di attività, di professionisti, di specialisti. Qualcosa stiamo anche ottenendo, però abbiamo anche dei buchi clamorosi che la gente percepisce e sui quali veramente facciamo fatica in questo momento ad affrontare. Magari una realtà così favorisce anche il fatto che qualcuno venga a lavorare qua più volentieri. Direttore, grazie, complimenti e buon lavoro. Ringrazio anche l'ingegnere. Grazie a voi. E il direttore dei lavori. Grazie mille, arrivederci. Mi complimento con voi e con il vostro lavoro. Naturalmente, ecco, vedete, passa in questo momento un'ambulanza. E naturalmente i nostri complimenti anche al direttore generale Giuseppe Tonutti, che insomma da circa un anno, no? Oggi è l'anniversario della sua, della sua entrata qui nell'azienda pordenonese. Molti auguri e buon lavoro per lei, perché è un compito molto difficile e impegnativo il suo, e auguri al nuovo ospedale di Pordenone. Non ci resta che quindi fare un augurio di questo tipo e attendere il giorno della sua inaugurazione. Grazie a tutti e buon ascolto.